abbiamo caricato la barca con di tutto e di più per fare una giornata di pesca particolare. Come vedete le attrezzature sono attrezzature importanti, attrezzature robuste. E andiamo a fare una pesca tosta oggi. Tosta perché andiamo fuori 15 miglia su un relitto. E già il relitto è già una cosa particolare di per sé. Poi, se è un relitto adagiato su un fondo di 140 metri, le difficoltà si moltiplicano per mille, perché starci sopra con la barca, ancorati, riuscire a pescare sul relitto, tirar fuori i pesci dal relitto, che sono pesci comunque tutti di taglia notevole, non è uno scherzo. Comunque oggi ci proviamo, la giornata prevede mare calmo, quindi ci agevola nell'ancoraggio per poter stare sopra il relitto e pescare con le lenze proprio dove sono i pesci, come diciamo noi, in casa dei pesci. Pesca difficile, misteriosa, perché già il relitto è una cosa già misteriosa per conto suo. L'attrezzatura è tutta perfetta, attrezzatura pesante ma tutta perfetta, e vediamo cosa viene fuori da questa giornata. Siamo in compagnia di Donatello Bardi, pescatore incallito, e è in un altro settore lui della pesca, è nel settore automobilistico, quindi fornisce le gomme in tutta Europa, no? Sì. Vogliamo dire la marca, comunque fornisce le gomme un po' per tutte le corse che vengano effettuate in tutta Europa. E oggi si effettua questa battuta, Donatello? Speriamo. Speriamo. Te sei emozionato perché ora davanti alla telecamera no, però mi diceva il relitto, 140 metri, è una cosa affascinante, però è anche piena di difficoltà. Se ci sono le condizioni speriamo di farvi vedere dei bei pesci. Ora partiamo perché il sole è già alto e andiamo via. Selecta! Guidance and protect all of you them. Guidance and protect all of naughty them say. Guidance and protection. C'est auprès de toi que je cherche protection, mais c'est auprès de toi que je cherche direction. Almighty Eye, yeah, yeah. Contre Babylone et son complot, c'est auprès de toi que je cherche direction. Almighty Eye, yeah. Mighty Eye a protégé nous, ouais 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 ouais. Almighty Eye a dirigé nous, yeah 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 yeah. Almighty Eye a protégé nous, ouais 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 ouais. Almighty Eye a dirigé nous, yeah 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 yeah. Ça se mélange pas, religion et business, ça se mélange pas. Où est-ce qu'on en est, des pays divisés? La foi des hommes est touchée, le pétrole est visé. Faites attention, ne faites pas d'amalgame. C'est le business du pétrole, mais on en profite pour tuer des innocents tout en passant. Génocide en Irak, attention à l'Iran. L'Afghanistan est visé et le Pakistan réside. Again, again, again. What me know? Yeah, yeah, yes. Selecta. Low. Guidance and protect all of you them. Guidance and protect to all of naughty them. Say guidance and protect to all of great them. C'est auprès de toi que je cherche protection, mais c'est auprès de toi que je cherche direction. Almighty Eye. Guidance and protection for toute la nouvelle génération. Almighty Eye, Mighty Eye a protégé. Ouais, yeah, 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 yeah. Siamo arrivati sul relitto, su uno dei due relitti, perché ci sono due relitti che distano circa un miglio e mezzo l'uno dall'altro, tutti e due circa sulla stessa profondità, adagiati su un fondale da 135-140 metri, e vengano su, diciamo, alza il relitto una quindicina di metri. E importante è pescarci sopra sul relitto, è la cosa primaria, e per questo infatti ho realizzato un'ancora, chiaramente meno pregiata della solita che utilizzo, è un'ancora in ferro, apposta perché vi è la possibilità, capita, di incagliarla nel relitto e quindi di perderla, anche se ha delle marre di ferro dolce,
prevista la cicala che spaccandosi libera l'ancora dalla parte opposta. Comunque qui bisogna operare con delle ancore non preziose, diciamo, no? Quella che ci teniamo più di tutti. È fatta uguale, diciamo, a quella che ho in acciaio inox, però è di ferro, quindi ha un costo inferiore. L'importante è ormeggiarsi bene sul relitto e cercare di non prendere il relitto con l'ancora. Calare l'ancora fuori dal relitto e poi portare l'imbarcazione tenendo conto di vento e corrente. E quando si opera a 135-140 metri non è un'operazione semplice. Infatti nell'arco della giornata dovremo fare magari anche degli spostamenti per riposizionare la barca sopra relitto o comunque fare andare le nostre lenze a seconda della corrente a pescare sopra relitto. Ma religion est clean, pas de propaganda, ma religion est nice. Prenez le pétrole si vous voulez les diamants. Prenez les chameaux, mais arrêtez la propagande. Tu tires sur mes frères, puis tu tires sur mes sœurs. Tu tires sur les hommes, puis tu tires sur les femmes. Murderer, murderer, arrête-toi avant qu'il soit trop tard. Maintenant ce soir c'est tard. Politique attaque, tu kamanaya. Manipulation souvent c'est diabolique. Et voilà. C'est l'état. Yeah, yeah, yeah. Like dance and put it à la UTM. Quando l'innesco del polpo con la zoga, con lo zoga, vedete? Cioè questo qui in acqua lavora in maniera naturale e siamo strong, siamo veramente pesanti qua. Filo del 120, Namo e non ha problemi di tirar su qualsiasi tipo di pesce. C'è qualcosa, Dona? Sì, mi deve essere qui. Non mi sembra un grande pesce, no. Non un pesce per questa attrezzatura, diciamo. Sicuramente no. Eccolo però. Eccolo fuori, cosa hai preso? Un grongo. Un grongo. Grongo con lo zoga. L'hai tirato su, sembrava uno sparlotto. Beh, l'attrezzatura è potente. L'attrezzatura è potente, eh. Qui cosa dà allo zoga, non c'è problemi che possa scappare. L'unica cosa che sia un pesce da un chilo, 5 o 20, non si pesca sul relitto, dobbiamo tirare senza stare a pensare ad altro. Questo qui lo rilasciamo, no, Dona? Sì, sì, lo anche rilasciamo. Anche se è un paio di chili, 2 chili e qualcosa, no. Lo rilasciamo. Yeah. È una pesca, quella con lo zoga, che dobbiamo effettuare dei movimenti sempre tirando su e abbassando, in modo che il polpo lavora in maniera ondulante e attira i predatori. Tutti i predatori, con lo zoga ci si può prendere di tutto, veramente. Dal dentice alla ricciola, al capone, al San Pietro, al grongo, alle mostelle, e a seconda della zona in cui si opera. E ad esempio se ci sono cernie, è un sistema questo di pescare con lo zoga, e questa attrezzatura micidiale, e poi si riesce a togliere anche pesci notevoli, perché l'attrezzatura è strong veramente, e deve essere così, perché altrimenti non ha senso. Questo è un sistema che ci permette di pescare grosso. Pescando più fine non è che aumentiamo le catture, perdiamo solamente dei pesci. Quindi finali grossi, finali del 100-120, dai Nima da 80 libbre, 60 libbre, e attrezzatura rapportata a livello di canne e mulinelli. Eccolo, ora l'ho preso. Ora ce l'ho, il pesce. Perché questo non è un bronchettino. Ora ce l'ho, vedi?
questo è un bel pesce, eh? Dobbiamo cercare di alzarlo dal relitto. Ora è già alzato. Questo Dodona deve essere un pochino più grosso, eh? Io l'ho preso prima, sì. Sembrerebbe un grongo, eh? Speriamo che invece sia un altro pesce. Mi aveva dato e l'avevo sbagliato. Come ho ributtato giù, mi ha ridato subito e questa volta l'ho fregato. Happy Power 20.000 come mulinello, un'arma letale, una macchina da guerra, un mulinello fatto apposta per contrastare pesci grossi, tonni, ricciole, pelagici. Mulinello con delle caratteristiche uniche a livello di potenza, una frizione incredibile, anche se in questo caso la frizione non ci necessita, anzi occorre che il mulinello la stringa veramente bene, perché non possiamo concedere niente a un pesce sul relitto, non possiamo concedere veramente un metro. La cernia doveva essere già scoppiata a questo punto, invece ha ridato altre testate. E tipico atteggiamento del grongo, è entrato il nylon. Eccolo qua, sì, è un bel grongone, esce da 5-6 kg, fulminato dallo zoga. Oh, questo lo teniamo, Donatella, è già un pesce, una taglia giusta da mangiare. Questo è un bel serpentone. Sì, è un bel, ora guardiamo come si è allamato, se si è allamato bene, sì, è allamato bene. Lo tiriamo su di peso. Vedete? Qui non c'è problemi con questa attrezzatura di tirare su pesci anche da 5 kg di peso. Ora qui si è un po' agitato. La speranza quando si pesca con lo zoga è che ci dia veramente il pesce, quello da sogno, perché è un'attrezzatura che non rilascerebbe scampo. Ora lo slamiamo con molta cura perché il grongo è sempre lì in agguato. Bel pesce, lo mettiamo nella ghiacciaia. Ci peschiamo anche col jigging. Un gig pesante da 200 grammi e un polpetto attirante, un calamaro e tre sardine, sempre con filo robustissimo 120 e un amo del 70. Anche questa è una pesca che rende abbastanza sui relitti. Questo è l'innesco giusto, è talmente bello, gli darei un morso anch'io, quindi bacino. Everyone's got long strings, thick and tighter. Take the boat in the bay, lose the anchor. Drift off to Nantucket, sand in our pockets. What I hold is buried in the deep, deep. Sul litto si cerca di posizionare la barca sopravento, diciamo, un po' più sopravento, in modo e maniera che filandoci ogni pochino riusciamo a ispezionare vari settori del relitto e quindi avere più possibilità di catture. Ora ad esempio siamo ai piedi del relitto, siamo su 130 metri, il relitto arriva fino a 110 metri e quindi ora si prova sulla parte che ricade. Un relitto grosso questo qui, un relitto è un 100-130 metri,
quindi si riesce a ispezionarlo abbastanza bene. A seconda del vento che c'è e delle correnti si fa tutta una linea. Oggi c'è le condizioni ideali di vento perché ci vuole il vento un po' di traverso. Il relitto è messo nord e sud, quindi stamattina è vento da nord e quindi riusciamo a starci sopra diverse volte. Poi se cambia le condizioni chiaramente dobbiamo rifare l'ancoraggio per riposizionarci sopra. Ora proviamo a utilizzare una lenza destinata ai pesci San Pietro. Destinata perché abbiamo fatto un accorgimento apposta per quel tipo di pesce. Vedete, vi è un amo circle con legato a sua volta un amo del numero 8. Io innesco solamente l'amo del numero 8 con un pezzettino di calamaro, in modo che la castagnola o la boga o il pescetto rimane agganciata a quest'amo. E però lascio scoperto completamente l'altro. Siccome il San Pietro è un pesce che aspira la sua preda e ha una bocca, oltretutto una bocca ampia, a quel punto ho l'amo, quello del 2-0, libero, che è l'amo che poi ferirà il pesce. Vedete, ci innesco un pezzettino di calamaro. Castagnole sono castagnole abbastanza grosse, sono castagnole da un etto e mezzo, quindi un bocconcino che è giusto per quei pesci lì. Vedete, rimane praticamente innescato l'amo piccolo dove ci rimane la castagnola o la boga e con le vibrazioni attira il pesce San Pietro, che aspira il pesce e di conseguenza anche il nostro amo. Dato che con questa canna operiamo con 500 grammi di piombo, 5 ami, preferisco utilizzare il mulinello elettrico col prototipo della nuova canna per la pesca a fondale, per la pesca agli occhioni e alle cerne, che è l'Adventure ZX, una canna di 3 metri teleregolabile a 2,50. La lenza anche in questo caso è abbastanza robusta, utilizzo una lenza destinata alla pesca agli occhioni con del finale del 60 con trave del 120 e il sistema girevole delle perline forate a 4. Posiziono sugli ami anche delle sardine innescate per l'occhio in modo che fungano da richiamo, vengano mangiate in tempi brevi dalla mangianza presente, che comunque poi ha il boccone predestinato proprio a quei pesci lì, a quei pescetti, castagnole, boghe. Poi se un pesce comunque all'inizio dovesse mangiare la sardina, non è che siamo proprio così leggeri, abbiamo del filo del 60. Pesce sulla canna con l'elettrico, ma ho portato dentro tutto perché la lenza poi a 5 ami è un occhione bello, c'è anche qualche occhione un po' più di peso. Ho messo anche uno spezzone di filo più fine del 45 sul piombo nel caso che incagliassi il piombo, però mi sa che si è incagliata tutta la lenza. I relitti sono pieni di reti, cime, pescatori che calano le reti spesso ci calano vicino o sopra, ce le perdano. Sentito, ma mi sa che ho perso tutto. Qui manca ancora 13 metri a finire il recupero, è tutto a braso il filo, guardate in che condizioni è, vuol dire che per 15 metri
ha strusciato sull'eletto. E qui la lenza ci si è praticamente legata tutta e non c'era via di soluzione. Ora aspettiamo a ricavarla questa, proviamo a vedere lo Zoga e il Natural Jigging. E qui siamo in un punto abbastanza brutto. Vedete, questo è l'innesco corretto per innescare il polpo utilizzando lo Zoga. Vedete, rimane tutto all'interno, il piombo rimane nella sacca del polpo, l'amo bello fuori e questo in acqua lavora in maniera naturale. Se c'è un predatore nel raggio d'azione non può resistere alla tentazione di attaccarlo. Importante però che il polpo sia sempre fresco, non deve assolutamente toccare il congelatore, perché una volta che si congela poi con la pressione e l'acqua di mare si arriccia immediatamente, invece il polpo deve rimanere il più morbido possibile. È per quello che dobbiamo usare polpi presi il giorno stesso o il giorno prima e non metterli assolutamente nel congelatore, mai in frigorifero. Facile che sia un capponcino, non è un pesce grande, i toccati non erano da pesce serio. Vedete come recupera fluido il Maxim, un mulinello nuovo, un mulinello che utilizziamo anche in gara, c'è un recupero veramente fluido. Ora si deve vedere, c'è il nylon. No, è un gattuccio. Guardate, un gattuccio. Ho visto che era un pesce piccolo, però mai mi sarei aspettato di prendere un gattuccio sull'elitto. Evidentemente siamo andati a finire sotto relitto, perché questi stanno su fango. L'amo è più grosso della bocca del gattuccio. Il 70 SC41. Questo pescino gli diamo la via. Bellini però gattucci. Uno squalo in miniatura. Via, gli diamogli la via. L'abbiamo portato su. Speriamo che tu sopravviva. Sì, sembrerebbe proprio di sì. Sembrerebbe avesse intenzione di vivere. Something only you can sing. What I hope is buried in the deep, deep. What I miss is something only you can sing. Com'è Marco? No, è un bel pesciotto, non è enorme, non mi chiede cos'è, perché dopo il gattuccio non mi chiedere cos'è. Gattuccio, sono rimasto veramente male, gattuccio. No, dovrebbe essere un grongo. Sì. E comunque è una pesca divertente. Queste canne, ad esempio, sto pescando con l'F1 Atlantic,
di 3 metri, è una canna atlantica perché ci peschiamo spesso ai campionati del mondo all'estero, in Europa e nel nord Europa, una canna senza limiti di potenza, lancia dei piombi anche da 500 grammi, ne abbiamo necessità in alcune gare. Eh no, bisogna che... non è un grongo, è una bella mostella, un bel mostellone. Guarda un po', che bella mostella. L'avevo sbagliata un paio di volte. E tanto ormai c'ho la vescica fuori. Lascia stare, guarda. Bella mostella presa col natural jigging, vengono su chiaramente da queste profondità con la vescica natatoria scoppiata. E abbiamo mangiato il ciuffo di calamaro. Brutta, è uno dei pesci più buoni che da mangiare. Carne bianca, delicata. A vederla non sembrerebbe, ma è uno dei pesci più buoni che c'è. C'ha il pallone della vescica, chiaramente 120 metri. Sono tanti anche per lei di risalita. Poi con questa attrezzatura non è che le lavori tanto i pesci. Vengano su che siano 2 kg o 10, vengano su come proiettili. Vai a far compagnia al grongo mentre si mangiava. Ha preso un banano. Io continuo a mangiare, anche lì ce n'è un po', vedrai di tempo. Gorilla Boat Magnum, senza limiti nel tirare. Ora te lo puoi anche gustare, tanto sei alzato ora. Qui la prepara anche il raffio, Addio! Vola l'occhiali! Tutto! Come tiro! Questo è bello! Volevi il pesce? Luna! Sì! Tutto questo è il raffio, guarda che questo è da raffio! Cosa pensi che sia? Potrebbe essere una cernia o un grongo? Io prego per la cernia. Io direi il gattuccio lo escluderei. Il gattuccio quando è partito ti volava a mare, Oh, l'atteggiatura, non aver paura, non succede niente. Io spero nella cernia perché sembra. Ma spererei anche io nella cernia, ora la vedo. Ma no, è aggrongato. No, è aggrongato. L'avevo preso prima. Bel pesce, No, è uno squalo. Hai preso uno squalo. Una verdesca. No. Una verdesca. Bella, bravo. Non si raffia, La verdesca non si raffia. Guarda, bello. Vede mio figliolo impazzisce. Bello,
tirare la sul correttino. No, no, si prende. La devi prendere per la coda. Per la coda. Bello, guarda bene. Guarda lì, ha tranciato tutto il filo. Parte 120. Ho preso ma una tu verdesca che se n'è andata ora. Perché l'ha strappato ora a galla. Vabbè, tanto andava liberata. Sì, quindi andava liberata la verdesca. Ci ha risolto il problema di come levare l'amo. Sì, senza sì, farsi sì. mordere. Cioè, tanto ci ha fatto divertire. Ci ha fatto divertire, è un bel pesce. Molto bello. Questa non è lei. No. Grongo. Un gronghetto. Tiro su di peso, eh. Sì, guarda la canna. No, guarda la canna, ta. Un gronghettino da un chiletto. Salpato di peso senza problemi. Ora guardiamo di liberare anche lui. Gronghettino, sicché gli diamo la via. Vai, vai insieme alla verdesca di Donatello, vai. Via! Importante utilizzare sempre l'attrezzatura potente. Poi dopo vediamo con cosa abbiamo pescato. A livello di canne, mulinelli, dainima e accessori, perché qua dobbiamo usare veramente il top. Non sappiamo mai cosa ci dà dall'altra parte, quindi può dare un pesce anche da 20-30 kg e dobbiamo pescare con l'attrezzatura in grado di prenderlo. E un'altra mostellina? No, una murena. Una murena. Mancava l'appello. Mancava. Se n'è andata ora. Se n'è andata a riprendere. Up in the cloud. I saw you in my heart. Up in the cloud. Sono amune, non sa una macchia. Una cappia. Fermo, c'è. San Pietro, la mostella. Mostellona. Allora, intanto si libera il gattuccino. Fermati. Che si libera il gattuccino. Via, che ci sa da fare. Questo è passato a spostarsi. Ora non fa come la verdesca, perché questa è buona. Ale. Bravo Donatello! Grazie, Marco. Che pesca però, eh? Bella! Guarda un po'. Con quella bolla. più grossa della mia. Bella, eh? Bella. Pesce da 3 kg, eh? Eh sì. Fammi vedere. Bella, bellissima. Vediamo nei dettagli l'attrezzatura che abbiamo utilizzato oggi per effettuare questa pescata. Abbiamo impiegato due tipi di tecniche diverse. Una si chiama natural jigging, che è composta da un jig di peso variabile in base alla profondità, dai 100, 150, 200 grammi, 300 grammi a seconda della corrente e della profondità su cui operiamo, con un bracciolo lungo una decina 15 cm, filo robusto, filo 100-120 di diametro, e altrettanto si può dire dell'amo, che è un SJ41-70-880, un amo destinato alla pesca ai tonni e alle grosse ricciole, quindi un amo robustissimo, un amo in titanio, molto leggero ma indistruttibile. Al jig viene collocata una girella in acciaio inox da 240 libbre, la girella si chiama TB101SS. Una girella interamente realizzata in acciaio inox con una tenuta enorme. Questa ad esempio, la numero 4, è 171 libbre. Una girella difficile da aprire. Altrimenti ci sono le 320 libbre, però sono, per questa pesca sono un po' troppo massicce. Meglio utilizzare una girella dai 170-200 libbre è l'ideale.
Questo qui è uno spezzone di nylon, si può usare sia al nylon sia al fluorocarbo, purché si utilizzi sul relitto ad esempio un diametro dallo 0,80 allo 0,90, in modo che se struscia sul relitto si ha maggiori possibilità che non venga tagliato. Come esca, come abbiamo visto, utilizziamo dei calamari, dei moscardini, che sono dei polpi di dimensioni piccole, e delle sardine in aggiunta. L'altra tecnica che abbiamo impiegato è quella dello zoga, della pesca con lo zoga, un accessorio micidiale che prevede l'innesco di un polpo, di un moscardino. Un accessorio micidiale perché è molto compresso, perché ha un amo praticamente fuso nel piombo e quindi gli incagli sono limitati, veramente. Anche sul relitto non abbiamo mai incagliato una volta, non abbiamo mai perso uno zoga. Incagliato abbiamo incagliato diverse volte, però con un movimento sussultorio a scatti lo zoga viene via, salvo che capiti in una rete. Chiaramente in una rete sarà difficile levarci anche lo zoga, ma ad una zona scogliosa, una zona con gli anfratti, con le buche, lo zoga, diciamo il 99 su 100, viene sempre via. È realizzato in diverse misure, da 70 grammi a 370 grammi, quindi si riesce a coprire un po' tutte le profondità di pesca e destinarlo a un po' a tutte le specie che vivono nelle crepe, nei relitti, dal cappone al San Pietro, alle mostelle, gronghi, cernie. Diciamo, sono tutti accessori molto robusti, anche il 70 grammi. Chiaramente la misura dell'amo è rapportata al peso del piombo. Il 370 grammi monta l'amo più grosso della serie e chiaramente il 70 grammi monta l'amo più piccolo della serie. Oggi abbiamo utilizzato il 230 grammi, che è quello al centro, privo di cavetto d'acciaio, solamente col filo di nylon dello 0,90. Se dovessimo far fronte a pesci con bocche taglienti, tipo la verdesca prima, chiaramente il cavetto d'acciaio ci avrebbe impedito che ci lascerasse il filo. L'innesco del polpo sullo zoga è facilmente visibile a tutti su Italian Fishing TV all'angolo dell'esperto. Lì vi illustro tutti i dettagli di come si innesca il polpo sullo zoga. È un'operazione semplice, ma va fatta in quella maniera lì, in modo che il polpo lavori in maniera naturale. Vediamo le tre canne e attrezzature che abbiamo utilizzato oggi. Questa è l'Ardens di 1,80 m, canna realizzata per la pesca a jigging, però costruita con Lightflex Carbon. Lightflex Carbon è un materiale, praticamente è il solito delle Wayrunner, una canna che è un'istituzione nella pesca a traina. È un materiale particolare, un carbonio particolare unito a delle resine di ultima generazione che conferiscono all'attrezzo leggerezza, ma allo stesso tempo una potenza impressionante. Oggi abbiamo impiegato una vera e propria macchina da guerra, la P-Power XL 20.000. Dico una macchina da guerra perché è un mulinello indistruttibile, destinato a pesche gravose, a pesche impegnative. È un mulinello da jigging, è un mulinello da traina, da spinning ai tonni, e ha una potenza dovuta anche ai materiali e alla concezione con cui è costruito. È la ditta costruttrice è la Ryobi, è realizzato con la collaborazione di Tubertini e del sottoscritto. È un mulinello versatile un po' per tutte le pesche dove bisogna tirare, dove dobbiamo avere nel mulinello la sicurezza totale con qualsiasi preda che si trovi dall'altra parte della canna. È un mulinello destinato a molte pesche, ha 15 kg di taratura di frizione massima, quindi un 30 libbre, più di 30 libbre, pomello antiscivolo per una presa ottimale, e tutto ciò che vedete in metallo è acciaio 316. La bobina è realizzata in Imperallum,
un alluminio speciale anodizzato, quindi si può utilizzare qualsiasi tipo di trecciato, anche quelli che contengano delle fibre metalliche. Sapete che le fibre metalliche portano correnti galvaniche che di conseguenza consumano e corrodano le bobine. In questo caso ha una speciale finitura anticorrosione anche con le correnti galvaniche. Happy Power 20.000. L'altra canna che abbiamo impiegato è quella che usava Donatello, quindi la canna della Verdesca, della Mostella, è la Gorilla Boat Magnum. In questo caso è utilizzato la 3,50 m. La gamma comprende anche la 3 metri. È una canna di innesti potentissima, una canna destinata per le pesche gravose, per le pesche impegnative. È un attrezzo che va molto per il drifting pesante, per la pesca a profondità, per fare una pesca col vivo, ad entici e ad altri pesci, ad altri predatori, ma soprattutto viene commercializzata molto in Europa, nei mari del nord, per la pesca a merluzzi, dove si utilizzano degli artificiali pesanti da 200, 300, 400 grammi che vengono lanciati, oppure classici spike, i piombi a spike, anche piombi da mezzo chilo, che vengono anch'essi lanciati. Quindi è una canna indistruttibile, potete sottoporla a qualsiasi stress e la canna sarà sempre in grado di sopportarli. Infatti noi la diamo per un chilo di peso, non di lancio, per un chilo di peso, una canna che ci si può pescare fino a un chilogrammo di peso. Le vette hanno l'Happy Flex, un brevetto Tubertini, e l'altro brevetto è ormai l'onnipresente innesto Nishi, che conferisce alla canna una struttura come se fosse una monopezzo. Montata tutta con anelli Fuji, il mare è determinante, montare degli anelli di ottima qualità. Prima abbiamo visto la Gorilla Boat Magnum di 3,50 m. Ecco, la Gorilla Boat Magnum è la versione economica della F1 Atlantic. L'F1 Atlantic è il top della gamma per la pesca pesante in mare. Pesante, ma non è davvero pesante l'attrezzo, è di una leggerezza disarmante. È realizzata nelle misure da 3 metri, 3,50 m e 4 metri. E il carbonio con cui è costruita e la resina con cui è accoppiato il carbonio è di ultima generazione, perché si riesce ad ottenere con questo accoppiamento un attrezzo leggerissimo ma con una potenza infinita. Dico infinita perché nei mari del nord ci peschiamo con dei piombi da 700-800 grammi, un chilo. Anche questa noi la diamo per un chilo massimo di peso, però è una canna che possiamo pescarci anche con 2 kg e non si trova mai sotto stress. È fornita di 2 vette con l'Happy Flex, tutta montata Fuji Alconite, così come la placca e la crociera posteriore. Un attrezzo unico nel suo genere. In più monta delle vette come diametro, che sono le stesse che vanno sulle canne da fondo Tubertini, sulla 503, 504 o l'ultima nata 505. Praticamente sono vette intercambiabili che vanno sia sull'F1 Atlantic e sia sulle canne appena citate. F1 Atlantic, il top per la pesca dalla barca. Io la utilizzo un po' per tutte le specie di pesci notevoli, dal dentice alle ricciole, alle palamite, dove mi occorre un attrezzo importante, un attrezzo veramente valido, F1 Atlantic ho il massimo. Oggi abbiamo impiegato un altro mulinello oltre all'Happy Power, il Maxim, l'ultimo nato in casa Ryobi, mulinello dalle caratteristiche uniche, anche perché è nato con la collaborazione di Tubertini e di tutti gli esperti del settore mare. Il Maxim è un'unica misura, è un mulinello con un rapporto di recupero 3,9, con un sistema brevettato dalla Ryobi come avvolgimento, cioè un avvolgimento a spire incrociate lento, che conferisce al mulinello un lancio più maggiore rispetto ad altri mulinelli e un'imbobinatura perfetta. Maxim è fornito di 2 bobine, una match, una spessorata che contiene 250 metri dello 0,25 e la bobina
con più capienza ne contiene 450 di 0,25. Mulinello dalle caratteristiche uniche, perché oggi l'abbiamo sottoposto a stress su 120 metri utilizzando zoga, jigging, mulinello che recupero ha un recupero veramente fluido e molto molto potente, da impiegarlo un po' in tutte le pesche che si può fare dalla barca, dal light drifting al bolentino, e nel bolentino vede praticamente il suo massimo impiego, dove sfrutta tutte le sue caratteristiche di potenza e fluidità. È un mulinello che tutta la Lenz Emiliana Mare adotta per le competizioni, per la pesca di fondo, sia nel Mediterraneo sia in Europa. Mulinello Maxim, realizzato da Ryobi e distribuito in esclusiva da Tubertini. Il Dyneema impiegato oggi è il Jig Line MX8. 8 sta nell'8 fili, infatti è realizzato uno degli ultimi Dyneema, realizzato in 8 fili intrecciati, il massimo per un Dyneema, completamente cilindrico, diametri garantiti, veramente molto vicini alla realtà, cosa difficile per un Dyneema, carichi di rottura elevatissimi. Pensate che oggi abbiamo impiegato del 28,5, che è 50 libbre, quindi è un Dyneema molto molto resistente. Filo realizzato dalla Momoi, una delle più grosse aziende costruttrici di fili nylon Dyneema a livello mondiale, e distribuito in esclusiva dall'azienda Tubertini. Le confezioni sono da 100 metri, 300 metri e 1000 metri. E i diametri partono dallo 0,14 allo 0,40. Lo 0,40 tenete presente che è un 90 libbre, quindi è un filo destinato a delle pesche tipo tonni o pesche di profondità con mulinelli elettrici. Siamo stati bene, una bella giornata di sole dopo un lungo periodo, perché quest'anno le perturbazioni hanno fatto a gara una dietro l'altra, cioè non c'era mai una giornata intermezzo per poter andare a pescare. Ora fortunatamente sembra che l'alta pressione sia entrata e le giornate da qui in avanti dovrebbero essere belle e piacevoli come oggi. Ora ci abbiamo da fare un po' di strada, 15 miglia per rientrare nel porto di Livorno, mare ottimo, noi ci mettiamo in navigazione e vi saluto da parte di Marco Volpi e Donatello Bardi. Ciao a tutti e appuntamento alle prossime puntate sempre con Tubetti.知らない街でも必ず君を見つける。